attacca la boa gialla al Toblerone, così spostiamo solo il percorso una boa più basso. Dai, non ti preoccupare, dai. Bravo, vai. Boa, poi magari potrebbe essere una corta, una lunga, ok? Potrebbe essere così. Il fascino del kitesurf, la Calabria e in particolare il mare di Gizzeria si conferma location privilegiata per questa disciplina che farà il suo esordio ai Giochi Olimpici del 2018. Proprio a Gizzeria si è svolto il primo raduno nazionale per formare la squadra olimpica juniores, ragazzi tra i 12 e i 16 anni che sono arrivati un po' da tutto il paese. Intanto cresce l'attesa per il campionato mondiale che torna nella nostra regione anche quest'anno, appuntamento a metà luglio. Ora gli altri titoli di questa edizione. A Gizzeria il primo raduno nazionale per formare la squadra olimpica juniores di kitesurf. Hanno tra i 12 e i 16 anni e sono arrivati in Calabria con l'ambizione di un grande traguardo. Così la nostra regione si conferma location privilegiata per il kite in attesa del campionato mondiale previsto a metà luglio. Emanuela Gemelli. Volare sul mare col vento che fa da motore, spinge, veloce, accarezza la pelle. Si chiama kitesurf ed è uno sport emozionante. Il CIO lo ha riconosciuto come disciplina olimpica, farà il suo esordio ai giochi del 2018. In Calabria, Gizzeria, il primo grande raduno dei juniores, massimo 16 anni, sono arrivati qui da tutta Italia con un sogno, conquistare la nazionale e un tagliando, quello già staccato di emozioni in un abbraccio tra sud e nord del paese. Io l'ho scelto perché mio padre lo faceva da tanto tempo e mi ha sempre appassionato anche l'idea di volare un po' sull'acqua, quindi appena ho potuto ho iniziato a farlo. Arrivi da? Bologna. Pronti per partire? Sì, sì. Da dove arrivi? Da Bari, Puglia. Al di là dello sport, questa esperienza cosa ti lascerà? È una grande passione e voglia di provare sempre di più e di impegnarmi per un obiettivo molto grande. La prova ad entrare nella squadra olimpica è un sogno nel cassetto? Mi farebbe molto piacere, infatti sono contenta di essere qua. E ci spero comunque. La guida esperta di coach Simone Vannucci, campione italiano di idrofoil e istruttore federale per diventare bravissimi. Pensa di riuscire a trovare qualche piccolo campione tra questi ragazzi arrivati qui? È un percorso che inizia adesso per la Federazione Italiana, quindi sicuramente ci saranno le occasioni di vedere un po' tutti i ragazzi italiani insieme per capire un po'. Però l'Italia ha ovviamente tanto mare e quindi tanti ragazzi che fanno kite, e quindi noi speriamo che questa voglia di competere li sproni a venirci a trovare in questi raduni, in questi eventi importanti dove possono farsi vedere. Già in questo gruppo ci sono dei bei talenti, insomma. Al lavoro con i juniores all'Anglos Beach di Gizzeria, ma col vento in poppa, orientati verso il campionato del mondo. Arrivano i campioni veri? Sì, quest'anno appunto dal 9 al 10 di luglio organizzeremo il primo campionato nazionale TT Race, che è questa nuova disciplina olimpica per i juniores, ma a seguire nella settimana successiva, quindi dal 14 al 17, avremo il mondiale di kite foil che sarà una delle tre tappe che saranno disputate appunto nel mondo, tra cui Qatar e Corea. Spettacolare, emozionante, acrobatico, da non perdere anche per chi avrà solo voglia di guardare e immaginarsi su quelle vele a sfidare il mare, a tagliare il vento.